Una vittoria importante quest'oggi, forse avete giocato con un piglio più deciso rispetto alle altre volte. Sì, quello che noi stiamo cercando di dare a questo gruppo da 15 giorni a quando sono arrivato è un po' più di intensità, un po' più di movimento senza palla. Abbiamo una squadra sicuramente con dei giocatori di qualità, però solo con la qualità non riesce ad andare da nessuna parte. Oggi il Gallico Catona ha dimostrato di volersi tirare fuori da questi play-out, ha corso su ogni palla. Noi siamo stati bravi a sfruttare le nostre palle che ci capitavano in partita con la qualità, però poi c'è bisogno di tanta foga agonistica, tanta corsa per portare a casa i tre punti. E adesso mercoledì la gara di Coppa Italia è un veicolo importante per ritornare in Serie D con la blasone della Vigor Lamezia, e la Vigor Lamezia si affida proprio a lei, mister Gatto. Io penso che con il blasone noi non andremo da nessuna parte, perché con il blasone si rischia di fare un buco nell'acqua. Bisogna solo levare fuori gli attributi, bisogna solo cercare di capire che in queste categorie c'è bisogno di tanto agonismo, tanta forza in campo e tanta mentalità vincente. È importante sicuramente la Coppa, sappiamo di avere delle defezioni, sappiamo che è una rosa un pochettino ristretta rispetto alle altre, quindi dobbiamo cercare di far quadrato, far recuperare questi giocatori. Ci andremo a giocare mercoledì la Coppa, ma non è assolutamente un assillo, perché non c'è scritto da nessuna parte che noi dovremo vincere la Coppa. La giochiamo come la giocano tutti gli altri, al massimo della nostra al massimo della concentrazione, al massimo con il nostro impegno, che quello non dovrà mai mancare nell'arco di questa chiusura del campionato. Però sicuramente dobbiamo stare anche sereni, perché se avremo l'assillo di andare a vincere mercoledì rischiamo di non fare bene. E Nino Labate, è la quarta sconfitta consecutiva per un Gallico Catona che sta soffrendo maledettamente. Diciamo che più che soffrire, noi ci stiamo facendo le nostre partite. Io sinceramente oggi ho visto, soprattutto il secondo tempo abbiamo avuto una reazione, abbiamo giocato ad un campo, non lo so se hai visto anche tu la partita, quindi nulla da recriminare ai ragazzi. Ovviamente secondo me si tratta di un calo psicologico, quindi dobbiamo vedere insieme alla società in settimana il da farsi, perché non sto vedendo il Gallico Catona che io conosco. Come mai? Guarda, non te lo so dire, io vedo che il mister sta lavorando in maniera seria e sinceramente nulla da dire al mister Cavallo, perché abbiamo ridato la fiducia al mister e il mister c'ha la nostra fiducia pienamente. Non ti so dire quello che sta succedendo, perché in settimana purtroppo sono stato pure assente per motivi miei personali, quindi non ho vissuto gli spogliatoi. Ma Vittore, poco incisivi in fase offensiva. Poco incisivi, hai detto bene, ma più che poco incisivi, sinceramente, ho visto un po' di calo psicologico, anche fisico. Ho notato soprattutto l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. E domenica il derby tutto Regina contro la Reggio Med. Domenica contro la Reggio Mediterranea, purtroppo domenica sarà una partita decisiva per la salvezza, perché noi dobbiamo fare punti per salvarci, attenzione, non dobbiamo fare altro, noi dobbiamo raggiungere la salvezza prima possibile.